Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi, raga, haul. Sapete che ogni tanto devo apparire con qualche haul. In realtà prendo così tanta roba che la mucchio, quindi prima o poi ve la darò pur farla vedere, no? Come al solito anche a sto giro ho fatto un bel po' di danni. E come per gli ultimi video è un haul misto, c'è cioè dentro di tutto, vari brand, Shein, Vinted, Primark, NYX, di tutto. Quindi io direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare subito da NYX. Ci sono andata principalmente per prendere la colla glitter perché sapete la mia era tipo esplosa, si era rotto il beccuccio qui e quindi l'avevo dovuta travasare in un vasetto che si stava seccando. E intanto che c'ero ne ho approfittato anche per prendere Cipria Can't Stop Won't Stop, che ne ho sentito parlare tantissimo. L'ho già provata, anzi video di prossima settimana vi anticipo già tutorial di questo make up e andrò a provare anche questa Cipria. E comunque super levigante, mi è piaciuto un sacco e ci ho già tipo tolto il cuoricino che c'è in mezzo a forza di utilizzarla. Non ho voglia di alzarmi per andare a prenderla, scusatemi, però ho ripreso anche la mini size che vi ho fatto vedere appunto l'altra volta dell'altra Cipria, la HD, sempre giallina. Ho voluto finalmente provare anche Zu Cheeks nella colorazione taupe. Sarebbe un blush, raga, ma perfetto per andare a far contour, l'ho utilizzato oggi insieme anche a un blush, però per far contour freddo secondo me è veramente bellissimo. È comodo perché è una cialda anche da portarsi in giro, ci sta. Siccome mi trovo benissimo con la Jumbo Eyes Pencil nella colorazione Milk per andare a fare cat crease, cioè comunque mi piace un prodotto bello cremosino, ho voluto provare anche la colorazione nera, appunto per magari quando mi servono delle basi nere, secondo me ci sta perfetta. Ciao, vai! Ci sono le porcelle libere e mi è apparsa tipo la vaio qui sotto. Per quanto riguarda NYX abbiamo finito, non per quanto riguarda il make-up, però perché da Wine ho trovato questo setting spray. In realtà, appunto, lo vendono come setting spray, però secondo me è un po' estremo, nel senso, è glitterato. Io amo i glitter, però averci sul il viso così a random, infatti l'ho provato e oggi non so se vedete un po' di glitterini. È questo. Diciamo che essendo che si può utilizzare anche sul corpo, secondo me è meglio tipo in estate avere tutti i glitterini sul corpo piuttosto che in viso. Questa è la versione Treochrome rosa, lilla, azzurra, ma ci sono anche altre colorazioni. Sono stata anche da Primark nel nuovo di Via Torino, che wow, raga, è gigante. Ho trovato questo burro corpo. Ok, è vero, io faccio i crochet e abbiamo anche noi dei burri corpo. A me piace tantissimo anche provare cose di altri brand, soprattutto se hanno una convenzione. Così, raga, una lattina, dai, che bella è. La profumazione è Pink Lemonade, tipo limone rosa, però sa tipo di citronella. Questa è la consistenza, come vedete, è proprio gelatinosa. Vi devo dire che come profumazione a me non dispiace assolutamente. Spero che mi tenga anche lontane le zanzare, non sarebbe assolutamente male. Andiamo avanti con Tiger, che wow, sta bene anche allo sfondo. Una tazza bicchiere a forma di fragola con le fogliette. Le fogliette sono tipo in silicone. Non l'ho ancora utilizzata questa. Mentre, sempre per quanto riguarda Tiger, ma non presa da Tiger, bensì da Vinted. Questo set di due tazze a forma di zucca sono bellissime, raga. Queste appartengono alla collezione di Halloween del 2020, se non erro. Forse anche 2019, sapete? Fatto sta che l'anno scorso non le ho più trovate e la mia purtroppo si era rotta perché non so se è un tipo di tazza difettata, non lo so, però con liquidi molto caldi si spaccano. Quindi ho trovato queste su Vinted tipo a 3 euro entrambe senza spedizione e mi ricorderò a sto giro di non metterci dentro cose calde. Sempre per quanto riguarda tazze, bicchiere, insomma abbiamo capito che c'è un problema qui. Ho preso questo bicchierone da Starbucks, è bellissimo. Questa è la versione estiva, tutto trasparente con i disegni fucsia, gialli, arancio, mi ispira un sacco estate. E tra l'altro, allora, fatemi sapere se anche secondo voi, però mi ricorda tantissimo la Neon Obsession, la palettina di The Beauty, quella arancione. Ah, sempre per quanto riguarda Vinted, mi sono scordato ovviamente una cosina, ovvero tutina pin-up. Io l'ho presa appunto per fare degli outfit pin-up, anche qui tipo mega affarone su Vinted, perché questo costa tipo 60 euro circa, l'ho pagato 8 ed è perfetto, manca solamente una cinturina che però mi sta arrivando da AliExpress perché è una cinturina bianca.
molto semplice. Mentre invece da pittarello ho preso questa camiciona super pesante, che in realtà per questo periodo è decisamente troppo. Anche questa ve la faccio vedere indossata perché non rende assolutamente. Io amo queste camicie a scacchi, ne ho altre però sono tutte molto più leggere e mi piace utilizzarle da giacchetta, questa specialmente essendo più pesante. Ebbene raga, io direi che possiamo ufficialmente passare a Shein. Direi di iniziare da questo set super carino, che sembra tipo un porta uova con dentro le uova, che in realtà sono spugnette, sono blender, tutte con forme diverse. Questa normale, questa tagliata qui, questa dovrebbe essere uguale all'altra, sì, esatto. Tutte con varie tonalità di verde, sono super carine. Io ultimamente sono un po' fissata con il verde. Cover per iPhone 13 Pro, bellissima perché sotto è nera, nero comunque trasparentino con tutti i glitter, e sopra diventa tutta trasparente, così si può vedere il colore del... Vedete che si vede il colore sotto? Così nel mio caso si vedrà il verde del mio telefono. Il problema qual è? Non la posso ancora utilizzare perché non mi copre benissimo le fotocamere. Sapete che l'iPhone 13 Pro ha le fotocamere che escono tantissimo e qua escono un pochino. Quindi penso nel prossimo ordine che prenderò tipo una di quelle cover apposta soltanto per la parte delle fotocamere. E l'andrò a incollare qua sopra, così appunto da avere più protezione. Altra cosa, i copritastini rossi non mi fanno assolutamente impazzire. Rossi, non lo so, magari li avrei fatti neri, sarebbero stati meglio. Sapete che io amo il rosso, mi piace tantissimo, però qua non lo so, mi sembra che non ci sia, che cosa c'entra? Possono anche togliere, ho provato, però non si, cioè, si fa veramente tanta fatica a premere i tasti, quindi bisogna tenerli in pratica, quindi magari ve le colorerò probabilmente. Vetrino, questo alla fine l'ho preso ma non l'ho utilizzato, però vabbè raga, un vetrino per il telefono, cioè comunque può sempre venire utile. Non l'ho utilizzato perché alla fine me ne hanno messo uno nuovo tipo con gel che dovrebbe proteggere ancora di più di un vetrino normale, e quindi meglio così insomma. Questo coso stranissimo che vi starete chiedendo ma che cos'è, raga, è una figata, sono sicura che lo vorrete anche voi. Non mi ricordo se c'era anche in altri colori, comunque la cosa è super carina. È un tripod che vi fa anche da selfie stick. Ora ve lo faccio un attimo vedere. Innanzitutto questo è super bello perché si può girare con varie angolazioni, è veramente bello. Ovviamente qua si allunga perché chiaramente bisogna mettersi il telefono. Qui c'è il telecomandino, non ha la pila, non ce l'ho ancora messa, però la cosa bella è che si stacca, potete utilizzarla anche da remoto. Qui è telescopico come ogni selfie stick che si rispetti, quindi appunto così diventa un normalissimo selfie stick. Qua ci mettete il telefono, tastino e a posto. Qual è la parte figa di questo? Che questo si alza, ci sono i piedini, qua si blocca e raga avete un tripod, cioè è una figata, è veramente il top secondo me. Questo soprattutto tiene pochissimo spazio, quindi può anche da portarsi in giro, secondo me ci sta. Se avete visto il mio ultimo video haul saprete che ho tipo rivoluzionato la mia scrivania, partendo appunto da cambiarci il colore mettendo una pellicola tutta marmorizzata. È sorto però un piccolo problemino, ovvero che il mio mouse impazziva con quella pellicola e non si riusciva a utilizzare, quindi ho preso un mousepad. Ovviamente anche qua sembra tutto marmorizzato in nero perché volevo che si camuffasse il più possibile. In realtà, cioè, vederlo così non sembra neanche male, però visto sul marmo della pellicola vedo un sacco la differenza, se si capisce quanto quello là sia bello, e questo sia un po' me, però vabbè, insomma la sua funzione la fa, quindi va bene. Sotto anche antiscivolo. Pennellino da fondotinta, ops, l'ho già utilizzato, non vi arrivo ovviamente con lo fondotinta, però è bello perché c'ha un buco, non so se si percepisce, però ci potete mettere dentro le gocce di fondotinta e niente, ce l'avete già qui direttamente. Era da un sacco che mi ispirava questa tipologia di pennello, l'aveva fatta anche tipo NYX un sacco di tempo fa. Adesso ho provato questo Shein e devo dire che non è niente male, è anche bello morbidino, mi piace. Comunque le setole sono abbastanza fitte, perché per i pennelli e fondotinta, insomma, è meglio se sono più fitte. Sempre make-up, ciglia finte, voilà, belle extra, come piacciono a noi. Vi prego di non ridere per quello che vi sto per far vedere, ma frangetta. È sicuro che indossata sta molto meglio, magari non con questa acconciatura e magari con il colore rifatto. L'unica cosa che non mi fa troppo impazzire in realtà è che è bella lucida. Extension, ne ho prese 4 per continuare quella famosa wig. Sempre per continuare quella famosissima wig drag, ho preso anche questi diamantini, che non
intenzione di andare ad applicarli dove si vedono appunto le attaccature delle extension. Scioccherino, questo è super pastellino, super carino e è figo perché ha 4 bottoni. Io avendo il collo piccolino, quelli con 3 bottoni mi sono sempre larghi, invece questi con 4 sono perfetti, quindi approvatissimo. Vestitino, questo, allora appena l'avevo visto dal sito in realtà ho detto che non è tanto da me, più che altro per la parte sopra, vedete come tutta arricciatina, come va un sacco adesso, però raga la fantasia mi chiamava tantissimo e vi devo dire che non mi dispiace assolutamente. Penso che quest'estate lo utilizzerò tantissimo. È un po' lunghetto per i miei standard, però ho provato ad alzarlo leggermente per facendo un pochino l'effetto arricciato e trovo che ci stia molto bene, quindi top. Anche qua lo starete vedendo indossato, quindi fatemi sapere un attimino anche voi. Ultima cosa, ma non assolutamente a livello di importanza, anzi, per essere sincera, è una delle cose per cui ho fatto questo haul. E sto parlando di questo giacchettino croppato, che trovo molto molto bello, un po' stile college. All'interno è super felpato, veramente caldissimo, raga, non l'avrei mai detto. Mi piace anche il fatto comunque che sia attillato così croppatino. I bottoni sono a clip. Davanti sono così che li trovo molto carini. L'ho visto da una ragazza che seguo che fa anche lei comunque alternative pin up. Devo dire che ci sta veramente veramente bene in quello stile. È fatto veramente bene, non l'avrei mai detto, più che altro perché era nella sezione Shein normale, non Shein. Qual è? C'è una sezione tipo di cose più luxury, fatte un pochino meglio, no? Non era assolutamente in quella sezione, veniva tipo euro, ve lo consiglio tantissimo. E nulla raga, questo era tutto per quanto riguarda questo haul. Direi che è bello consistente, fatemi sapere qual è stato il vostro pezzo preferito. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Vi ringrazio come al solito tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo prossima settimana con il tutorial di questo look. Ciao.